Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di magnitudine stellare, facendo una breve introduzione storica dell'argomento e poi vedremo che cos'è la magnitudine apparente e che cos'è la magnitudine assoluta. Quindi facciamo un salto nel passato fino ad arrivare al secondo secolo avanti Cristo, dove uno dei più famosi astronomi dell'antichità, Ipparco di Nicea, classificò ben 1000 stelle in base anche alla loro magnitudine, che lui chiamava magnitudo. Con magnitudo lui indicava il grado di brillantezza di una stella e aveva suddiviso la magnitudine stellare in 6 distinte classi. Gli oggetti più luminosi facevano parte della prima classe, gli oggetti meno luminosi e quasi invisibili a occhio nudo facevano parte della sesta classe. Quindi abbiamo un'alta brillantezza, ok, che fa parte di una bassa, cioè che possiede una bassa magnitudo, e un'alta magnitudo che implica una bassa brillantezza. E ricordatevi questo perché è fondamentale. In particolare sappiamo che se prendiamo ad esempio una stella di magnitudine 1 e una stella di magnitudine 2, la stella di magnitudine 1 sarà 2,5 volte più luminosa, più brillante della stella di magnitudine 2. E tutta la scala implicava un rapporto di luminosità pari a 100, ossia una stella di magnitudine 1, di magnitudo 1, è 100 volte più luminosa di una stella di magnitudo 0. Il motivo per cui una stella di magnitudine 1 è 100 volte più brillante di una stella di magnitudo 6 è molto semplice. Semplicemente dobbiamo fare questo conto semplicissimo. Ossia, metto qui a vedere meglio, 2,5 elevato alla differenza di magnitudo. Ora, noi abbiamo preso in considerazione una stella di magnitudo 1 e una stella di magnitudo 6. Quindi basta che facciamo 2,5 elevato alla 6 meno 1, che è 5. Cioè 5 è la differenza di magnitudo. 2,5 elevato alla 5 dà come risultato proprio 100. Ovviamente ora il rapporto preciso era 2,512, quindi sarà probabile che vi capiterà qualcosa come 98-99, però insomma, se al posto 2,5 mettete 2,512 elevato alla quinta, avrete come risultato 100. Adesso vediamo che cos'è la magnitudine apparente e la magnitudine assoluta. La magnitudine apparente è il grado di brillantezza di una stella che si trova a una distanza d generica da noi. Ok? Ovviamente, minore sarà questa distanza, maggiore sarà la brillantezza, quindi minore sarà la sua magnitudine apparente. Se ci situiamo a una distanza d uguale a 32,6 anni luce, ossia 10 parsec, della nostra stella, avremmo un'altra brillantezza. Quella brillantezza verrà indicata con magnitudine assoluta. Quindi la magnitudine assoluta è il grado di brillantezza di una stella che è situata da noi a 32,6 anni luce. Tutto. Io vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto, mi auguro di non aver confuso le idee. Se avete dubbi o domande scrivete tutto quanto giù nei commenti e ci vediamo in un prossimo video sempre su questo argomento più didattico, dove dimostreremo alcune equazioni riguardanti appunto la magnitudine stellare. Quindi se siete interessati a capire meglio questo argomento vi consiglio di guardare il prossimo video, che se tutto va bene dovrei girare sabato/domenica, dovrebbe essere già pubblicato. Io vi ringrazio e a presto.